voglio capire, ma... Come inizia... lunedì non c'è male, eh? Mamma mia, lunedì, track, eccolo qua. Track. Che cosa che ci fai? Oggi facciamo un uccelletto di vitella con carciofi. Ma l'uccelletto che cosa l'uccelletto. Si intende? Uccelletto è il taglio della carne. Ecco, tipo questo. Gli straccetti, quello esatto, che chiamiamo esatto, gli straccetti. Esatto, va bene. Esatto. Allora... come si fa? Allora iniziamo, Anto. Come stai? Iniziamo. Com'è andata la settimana, il fine weekend? Io sto bene. Per me è benissimo, weekend, te? Bene, ah, benissimo. Che cosa... Hai combinato, Ricche Boro? No, è andata benissimo. È partito... non era interessato a sapere come fosse no. te. Voleva dire che a lui era andato benissimo. Allora, ho detto... Cosa hai fatto? Perché ma niente. Ho chiesto a te. Ah, io sono ma lascia stare me. Sono stata bene. Per me è andato benissimo. Il tuo? The Voice. E poi sabato sono andata a Portofino. Hai visto? Stato in Liguria. Certo. Perché insomma, abitando lì vicino, ogni tanto vado anch'io a vedere il mare. Non è che sei solo tu che hai l'appannaggio del mare. No, no, certo, certo. Mi piace anche a me vedere un po' di mare, respirare un po' d'aria. La giornata era stupenda. La giornata era bellissima. Bellissimo. Capito? Quindi questo è. Domenica, ieri mattina era un po' bruttino, no? Eh sì, ma io sono andata sabato. Ah, certo. Allora, Anto. Uccelletto di vitello. Dai, cosa servono allora, come ingredienti? Cosa serve? Mm. Allora, intanto la carne, quindi carne di vitello, eccola qua. Possiamo usare anche la polpa, se vogliamo comprare la polpa, se no anche a fettine e poi le andiamo a tagliare. Le ossa, per fare un po' di fondo, un po' di foglio di carne, poi vediamo bene come si fa. Quindi le ossa di carne, un po' di carota, sedano, cipolla, alloro, un po' di pepe in grani, un po' di burro, un po' di vino bianco. Qui invece abbiamo i carciofi, carciofi in spina, un po' di farina poi per infarinare la carne, brodo di carne e un po' di prezzemolo poi da mettere un po' sopra. Ma allora, iniziamo dal fondo. Ecco, ok, il fondo lo iniziamo così. Il fondo che allora, qui male. Abbiamo le ossa, questo è un ginocchio. Mettiamo dentro un po' di carote tagliate a pezzi, pezzettino di cipolla. Sei preso il sole però perché sei io abbronzato. Io sai che te lo... Anto, sono anni che ti dico che sono andato abbronzato. No, non è vero perché ti ho visto alcune volte un po' più bianco. Chiaro, un po' più scuro. No, bianco no, ma adesso sei proprio bello abbronzato. No, ma perché... Sei più abbronzato di Biaggiarelli che... Vabbè, che ma io non faccio testo. Esatto. Io vivo in una caverna, come tu sai. Esatto. Con tanti gatti, mi risulta. Un altro abbiamo arrivato... Avete adottato un altro gatto? Sì. No, voglio dire, no. Tu hai sempre il tuo io cane. Io ho sempre lui un cane. Metto un attimo, scusi. Sì, sì, prego, prego. Metto un attimo vadi. La carne in forno, la tempo? Facciamo rosolare in forno. A 180 gradi ci vuole comunque 10 minuti, un quarto d'ora. Questo ok. Dicevi? No, però no, non ho capito quanto deve stare in forno. 10 minuti. 10 minuti, un quarto d'ora, 180-200 gradi. L'importante è che rosoli bene, poi a seconda anche del forno. Ma qua iniziamo, continuiamo con, di nuovo, carota, sedano e cipolla. Quindi stessa cosa che abbiamo stessa messo cosa, anche nel fondo. Stessa cosa, l'abbiamo messo là. Qui invece mettiamo da zero, quindi carota, sedano e cipolla, così, stesso qualcosa. Ti sei tagliato? No. Ah. Era le ossa, erano sporche le ossa. Quindi di nuovo carota, sedano e cipolla, lo facciamo rosolare in questo modo. Mettiamo già un po' di alloro, mettiamo tutto, anche questo gambo di sedano. Ma sì, ok, nel momento in cui è rosolato poi le ossa le andiamo a mettere qua dentro. Ma qui partiamo già con la carne. Quindi andiamo a preparare i nostri straccetti, il nostro uccelletto. Noi a Genova lo chiamiamo uccelletto. È carne di vitello. È carne comunque. Di vitello, mm-hmm. Esatto, e lo andiamo a tagliare a questo modo. Cioè il concetto è proprio di sfilacciare un esatto, po' questa carne. Esatto, una cottura sottile, poi molto veloce. Molto veloce. Oh, l'uccellino scappato. Fa nero. Voi come li chiamate in Romagna, Zacri? Straccetti. Ah, straccetti, ma infatti all'inizio pensavo quasi all'involtino, no? Che c'è anche l'uccellino scappato. No, c'è anche lui scappato. L'uccellino scappato. Invece Antonio Paolino, invece voi come li chiamate a Salerno? Straccetti anche noi, Antonella, sì. Alfio Grondona li chiami? Li mangiamo. Non li chiama. Non li mangiamo. Ma c'ha ragione. Ha ragione. Io adoro Alfio, guarda, non ti dico i discorsi prima di arrivare anche qui. Anche quando li devo ordinare dico voglio quelli. Basta. Non è che sono stato lì. Allora, li tagliamo tutti, Anto, poi così almeno facciamo il piatto tutto fighetto, come dice, che faccio ogni tanto. Sì, sì, okay? No, ma io poi con Alfio, guarda, allora il discorso di tanto stamattina... Tanto poi li mangio Alfio.
è la sua mascolinità che lui sostiene aumentata dopo il vaccino. Quindi io ti dico questo, cioè lui è vero. Sostiene questa tesi. Lo stiamo veramente dicendo. Lo stiamo veramente dicendo. No, lo stiamo veramente dicendo. Perché oggi mi ha fatto la testa così. Problema, E gli ho detto, ma dai, Malf, ti prego. Io voglio fare la quarta, la quinta, tutte le faccio. Sì, sì. Alimentare, eh? Mi fa così ridere, guarda, perché ha sempre il risvolto positivo delle cose. Quando uno discute magari di massimi sistemi, di problematiche, quello, lui sdrammatizza sempre, esce sempre con queste battute che a me fanno, allora, che servono tanto in questo periodo. Non sì, sono passati certo, questi famosi. Ma come riusciamo 15-20 minuti Bruno? Cioè, in questo modo. Allora adesso mettiamo la carne, le ossa le mettiamo in questa padella, questa pentola. Che sono naturalmente molto più abbrustolite. Esatto, possiamo anche aggiungere questi sapori che abbiamo fatto rosolare, chiaramente. Ok, così. Questo lo togliamo. E lo facciamo cuocere per un bel po'. Allora, adesso io lo bagno con un po' di vino bianco, comunque. Lo si può bagnare anche con un po' di vino rosso, ma un pochettino di vino bianco. Quello che avete a casa. Ok. E andiamo, una volta che l'abbiamo fatto evaporare, lo andiamo a riempire, lo andiamo a coprire interamente con acqua, tiepida. Allora, poi qua abbiamo i carciofi, noi li abbiamo già puliti, però un carciofo lo teniamo comunque a far vedere la pulizia. Ok, se gentilmente... No, quando è pieno lo metto lì, sì, okay. E sono qua per questo. Vedi, guardavo perché devi non guardare, volevo che come i gatti. Basta, tanto. Ah, ma mi hai detto piena, io. No, va bene. Piena, ma senza esagerare. Così, okay, la copro. Esatto. E quanto deve stare? Allora, perché... lì deve cuocere. Ma deve cuocere. 2-3 ore? Deve cuocere tutto il giorno. Tutto il giorno, anche 6 ore. Anche 6 ore, assolutamente sì. Poi, una volta che ha cotto bene, quindi 6-7 ore, lo andiamo a passare con un chinoise. Lo mettiamo senza ossa, chiaramente, di nuovo in pentola e lo facciamo ridurre ulteriormente. Fino a che non diventa fino così. A che non vedete, diventa questo. Diventa questo fondo bruno, che tra l'altro tu puoi farne anche un po' di più e si può anche congelare il fondo assolutamente bruno, sì, giusto? Lo possiamo mettere tranquillamente in congelatore, possiamo metterlo nei dentro una di ciotola. Ghiaccio, no? Assolutamente, possiamo metterlo dentro ai sacchettini, quelli del perché ghiaccio. Perché siccome è un grande lavoro, quando uno lo fa, insomma... Però fa la differenza, cioè... Poi, fa la differenza soprattutto, dà un po' di gusto. Cioè, non che la carne e i carciofi non diano gusto, ma questo alimenta chiaramente un po' di gusto. Allora, qua mettiamo padella antiaderente, una noce di burro e un po' d'olio. Così. Cioè, la differenza di questo piatto molto semplice lo fa l'idea di fare il fondo bruno, esatto, che vi abbiamo esatto, insegnato. Ecco, questo volevo dire. Allora, un po' di farina. Infariniamo un po' la carne. Anche qua usate la farina di riso se uno non può usare la farina normale, se no quello che avete, no? Va bene tutto, sì. Ivano? Tra l'altro la farina di riso brucia molto meno. Molti pizzaioli, diciamo, non napoletani, ma che fanno una pizza magari più contemporanea o più fantasiosa, usano la farina di riso, non so se Fulvio può confermarlo, perché colora meno il cornicione in una cottura a fuoco molto alto. E oggi facciamo anche noi la pizza col cornicione, vero? Sì. Dopo la vediamo. Mi raccomando. Pizza padella bella forte. Qui abbiamo pulito un carciofo, hai visto che sono andato in giro tutto col coltello. Tiriamo via. Questo di dov'è questo carciofo? Dal Benga, appunto, di Albenga. Ma non poteva mi fai che essere discorsi, di Albenga. Le domande, oggi già di lunedì. Faccio delle domande proprio stupide. Che no, cosa stupide chiedi? No, però è chiaro che sono carciofi dal Benga. Cioè, è chiaro. Sono quelli un po' spinosi. Quelli un po' spinosi, puntiti, vabbè. Però diciamo che anche in Sardegna da dire hanno dei carciofi che possono andare bene. No, ma io non è che sto a discutere, sto solo dicendo, sono i carciofi di Albenga. Carne, aggiungiamo un po' di vino bianco, quindi bagniamo, sfumiamo bene. Anche qui, bel fuoco bello alto, esatto, in teoria. Qui andiamo a levare un po' di barba. La barbetta dal carciofo. Dei carciofi. Esatto. Là. In questo modo e poi li tagliamo a spicchio e li mettiamo a che ecco perché li, allora li io li metterei adesso allora i carciofi danno un po' poi un po' di croccantezza no perché molti li cuociono a parte e poi li mettono insieme in un secondo momento sì agli puoi stracci. Anche fare così però secondo me è una cosa che assolutamente rimangono un pochettino croccantini, poi i carciofi si possono mangiare anche crudi. Poi quindi... adesso il gas costa, quindi usare una padella sola. È vero, esatto. È vero, c'è il caro prezzi che però è reale, perché... Certo.
Ricche Buono vive così già dall'84 più o meno. Certo, anche quando non c'era il caro prezzo. Sì. Certo. Io vivo a lume di candela praticamente. No, adesso è quanto mai opportuno, ma lui lo fa, come dire, da sempre. Grazie, è sempre una buona pubblicità. È sempre una buona pubblicità. Allora, qui abbiamo messo i carciofi, adesso andiamo ad aggiungere un po' di... È questo, il fondo bruno. Un po' di fondo. È questa la... È una marmellata praticamente. Mm-hmm. Questo l'ho fatto al cook, cioè sono bravi a farlo, il fondo. Vedi, meno visto? Male. Questo infatti in genere chi non lo vuole fare va nei ristoranti amici e si fa regalare un po' di fondo bruno. Esatto, un po' di fondo bruno, un po' di fondo di carne. Vengono da te ogni tanto a chiederti un po' di fondo bruno, gli amici così. Ma amiche e clienti, ma magari uno dice ti mi regala un po' di fondo bruno, no. No, assolutamente. Lo porti a casa, sì. Eh? Lo porti a casa un po' di fondo come bruno, no. Ma a casa per cosa? Non mangi mai a casa. Ma raramente mangio a casa. Adesso... Hai capito? Ma no, Anto, a casa no, ma quando mangi a casa? Mai. Ma raramente. E chi cucina a casa tua? Eh? Chi cucina a casa tua? Il cane. Il cane. Allora, bagniamo con un po' di vino bianco e con un po' di brodo. E li lasciamo andare. Li lasciamo andare, mettiamo un po' di prezzemolo. Ma come mai non fanno shh? Chi? Dovrebbero... Non hanno fatto shh. Non hanno fatto shh perché è un po' il fuoco è quello che è. Il fuoco è quello che è basso, esatto. Oggi, però, non no, è al massimo, però si vede che oggi ha deciso così. No, ma secondo me oggi il fuoco è un po' moscio, posso dire? Sì, molto moscio. Vabbè, pazienza. Fallo vaccinare. Dagli la cura di Alfio. Allora, impiattiamo in questo modo. Carciofi, uccelletto di carne, un po' di prezzemolo, fondo di carne, fondo comunque bruno. Vedete, questo è un piatto semplice che potrebbe anche vincere l'Evelino d'Oro, sì, Evelina. L'ho vinto l'altra volta, non è che posso sempre vincere io. No, eh? Però è un'idea, perché gli straccetti a casa li abbiamo tutti, sì. Tagliate, vedete, sottili. Sì. È chiaro che il carciofo anche, il prezzemolo è un'idea, è chiaro che diciamo il tocco, come ha detto bene anche Lorenzo, è il fondo bruno. Ma se uno non ci avesse il fondo bruno, il tempo di fare il fondo bruno, dammi un'idea per renderlo un po' più appetitoso. Allora, già è appetitoso così, ma sale, un po' di pepe, un po' di fondo dentro, possiamo mettere un po' di cipolla, un po' di carota. Un po' di marsala magari al posto del possiamo un po' di invece marsala, che bagnarlo col vino, anche col marsala, con un brandy, con un vino un pochettino un po più forte. No, perché magari uno non ha il fondo bruno e dice diamogli un po' di marsala e sia. Bravo, malgrado tutto, bravo Ivano Ricche Buono e i suoi uccelletti di vitello con i carciofi. Bella. Ecco qua.